Cercherò di essere piuttosto breve, anche perché molte delle cose che pensavo di dire sono in realtà già state dette, dal punto di vista in particolare analitico e anche dal punto di vista, diciamo così, metodologico, tanto sul piano teorico quanto sul piano politico. Cioè, appunto, io credo che la trasformazione logistica delle migrazioni, o lo sguardo logistico con il quale si deve guardare le migrazioni, ci parli fondamentalmente di un processo di trasformazione continua delle tecnologie di filtraggio della migrazione, che ovviamente è stato messo in movimento in realtà proprio dall'autonomia delle migrazioni stesse. Quindi, come dire, mi trovo in questo caso assolutamente in sintonia con chi mi ha preceduto, no? Non esiste da questo punto di vista, io credo, un piano del capitale, quanto piuttosto appunto una continua trasformazione di dispositivi che sono in qualche modo costretti a trasformare la propria stessa razionalità operativa nell'esigenza apparentemente contraddittoria, o perlomeno che appare contraddittoria quando si parla di migrazioni soltanto a chi ha preso sul serio, no, questo codice di inclusione e di esclusione che ha governato alcune retoriche, alcuni assetti scientifici fino a qualche tempo fa, quando il problema è sempre stato, dal punto di vista di chi governa le migrazioni, garantire processi di inclusione differenziale del lavoro vivo nei mercati del lavoro nazionale. Quindi io credo che, appunto, se c'è qualche cosa che negli ultimi due anni, direi forse proprio dalla grande crisi migratoria del 2012, dalla sua ripresa nel 2015, insomma, si è reso semplicemente evidente, è qualche cosa che in qualche modo era già implicito, no, nella trasformazione dei dispositivi del governo dei mercati del lavoro nazionali e del lavoro migrante in particolare, semplicemente per il fatto che si è reso evidente che governare le migrazioni significa fondamentalmente, appunto, filtrare, canalizzare, gerarchizzare secondo una logica, appunto, di inclusione differenziale. Non è un caso che, come dire, la Commissione europea, in un documento del 2011, in qualche modo parli di targeted migration and well managed migration. Il problema non è il respingimento, è appunto il management di un'immigrazione che viene in qualche modo pensata ora esplicitamente, lo diceva Clara introducendo i nostri lavori, no? Up to the point, just in time, esattamente con le categorie della logistica delle merci, no? Il problema è appunto fornire migranti o inserire migranti nel mercato del lavoro, no? Nel punto preciso, questa è perlomeno l'ideologia che sostiene questa operatività, nel punto preciso in cui serve, per il tempo preciso nel quale serve. Con in più un effetto ulteriore di gerarchizzazione, no? Perché il problema, lo dicono poi gli stessi documenti ministeriali, no? Si prevede per il periodo 2016-2020 il fabbisogno medio anno di nuova manodopera immigrata in Italia in 100.000 unità per il periodo 2011-2015. No? C'è bisogno per sostenere lo sbilancio del sistema pensionistico, c'è bisogno soprattutto, e questo è il grande sogno della gerarchizzazione ulteriore, non semplicemente di manodopera poco qualificata, ma anche di manodopera skilled, e questo a me interessa molto per una trasformazione che io trovo significativa nella governance delle migrazioni, molto più che non l'adozione semplicemente del lessico della logistica. Si parla di migrazione nei documenti ministeriali, ma anche nelle pratiche, diciamo così, dei livelli amministrativi coinvolti nel governo delle migrazioni. Si parla di hotspots, si parla di corridoi, si parla di piattaforme online per l'allocazione dei rifugiati, no? Secondo un'adozione anche di un canone linguistico che è di fatto quello della logistica. Però mi interessa, da questo punto di vista, mettere in luce due cose, no? Giusto per implementare, non so se poi Icio Ricciardi si riconosca in quello che vado dicendo, ma io sto cercando di fare un discorso che in qualche modo aggiunga cose a quelle che diceva lui, no? A me interessa in particolare, appunto, tu lo segnalavi bene per quanto riguarda, perché anch'io condividevo questa questione prima, quando si parlava appunto della messa in crisi e della rimodulazione della distinzione tra pubblico e privato tra lavoro produttivo e lavoro riproduttivo, no? Cioè, chi appunto ha fatto intervento con i migranti, oltre a fare ricerca, conosce appunto la rilevanza assoluta, per esempio, della migrazione femminile in tutto il settore di cura, no? Come giustamente dicevi tu. Però mi interessa, in questa
grande nuova tecnologia di governo delle migrazioni, come vengano riconfigurati gli assetti tra pubblico e privato, tanto sul livello macro quanto sul livello micro, per cui ne cito due banali. Della logistica, che tutti noi qua dentro ormai credo, come dire, condividiamo nell'interpretazione dell'ottimo lavoro che hanno fatto Grappi per primo in Italia, insomma, no? Cioè che appunto la logistica che non concerne semplicemente la distribuzione, ma che è un settore produttivo. Uno degli aspetti più importanti mi sembra appunto la produttività che si determina in relazione alla riconfigurazione degli spazi produttivi e riproduttivi. Dico, sul livello macro, ritagliare corridoi, capite bene che significa, no? Saltare i confini classici tra le nazioni, significa appunto scavare zone di eccezione che sono zone di produzione, zone di riproduzione, tanto dico negli spazi nazionali quanto nei porti, quanto nei grandi corridoi della logistica internazionale, destrutturando appunto la distinzione tra pubblico e privato, perlomeno su due livelli che mi interessa mettere alla discussione. Il primo riguarda la sicurezza, no? Cioè si hanno, come dire, funzioni di polizia o funzioni di sicurezza, come dire, di spazi pubblici, non semplicemente nazionali ma transnazionali, come in qualche modo diceva lui, che mettono al lavoro, diciamo così, eserciti ma anche compagnie di sicurezza private, il che mi sembra clamorosamente rilevante per ragionare sul modo nel quale si producono i ritagli della spazialità politica e produttiva contemporanea. Ma il secondo aspetto mi interessa molto di più perché, come dire, secondo me segna uno dei problemi politici che abbiamo davanti, e cioè appunto che questa logistica delle migrazioni, nella misura in cui pretende di usare per esempio degli hotspots come di luoghi dentro i quali filtrare e canalizzare le migrazioni, anche secondo questa idea della targeted migration o della selezione degli skills, recluta di fatto anche le organizzazioni del terzo settore, le organizzazioni non governative, la Caritas, ha una funzione che non è semplicemente una funzione di controllo, di polizia o di solidarietà, ma viceversa di selezione e ridefinizione, di profiling, dicono nel lessico loro, dei migranti, per attestarne appunto competenze, per certificarne la scolarizzazione, per gestire anche autentiche operazioni, diciamo così, di polizia, nella misura in cui per esempio i report che fanno gli operatori dentro le zone dei rifugiati diventano anche, come dire, motivi per incrementare il respingimento, per il diniego del diritto d'asilo, insomma, no? Quindi io credo che questo ci introduce all'ultimo elemento nel quale che mi interessava trattare per un momento, no? Che cosa significa appunto governo delle migrazioni, no? Cioè che cosa significa fondamentalmente management e governance? Io prima mi ha rubato anche la battuta iniziale che avevo concordato con Beppe Caccia, perché volevo citare anch'io Orfini, volevo anch'io citare Orfini e Minniti, no? Ma c'è un ingrediente ulteriore, cioè il fatto che certamente Orfini accusa Minniti di aver portato acqua alla destra, però non critica Jobect, no? E che, come dire, significa, questo qua mi pare significativo, no? Ecco, e quindi mi interessa questa questione in relazione a che cosa significa governance, perché io credo che appunto anche ripensare appunto il diritto, ripensare i diritti, ripensare la cittadinanza, anche se questo credo che ci tolga dai piedi un pezzo di quel discorso fastidioso degli anni 90 per i quali la questione dei migranti era innanzitutto e solo una questione di cittadinanza, ci obbliga, io credo, no, appunto a spostare sul terreno di classe, no, definitivamente la questione dei migranti e del lavoro migrante, no? Con quello che questo significa, perché vorrei chiudere su questo, di problematico, e problematico che però ci può aiutare anche a dire qualche cosa. Allora, dicevo appunto, che cos'è la governance dal punto di vista, perché è stato adottato questo lessico che è da un lato il lessico della logistica e da un lato il lessico della governance, e cosa significa rispetto alle dimensioni di problematizzazione e di costruzione degli assi tradizionali della distinzione tra pubblico e privato da un lato, e dall'altro diciamo così della verticalità classica del lessico amministrativo in relazione in particolare agli spazi e alla territorialità. Io credo che fondamentalmente ci sono due o tre cose che si possono dire, no?
La prima è appunto che ciò che è caratteristico del lessico della governance è tutto lo spostamento della legittimità della decisione sul piano dell'efficienza, no? E quindi il problema non è semplicemente rendere le amministrazioni locali fino al livello, diciamo così, più alto, locali, territoriali, metropolitane, nazionali, organi, diciamo così, di incremento, di lubrificazione di questa efficienza. Il problema è che l'efficienza la misuri esattamente sulla tua capacità di trattare un problema come quello dell'autonomia delle migrazioni su questo terreno qua. Seconda cosa, appunto, è che appunto la governance fondamentalmente, a mio modo di vedere, marca nella trasformazione che si dà come nesso fondamentale, fondamentalmente amministrativo, significa anche uno smantellamento o una problematizzazione della classica gerarchia delle fonti normative, e questo è un problema per il diritto del lavoro, è un problema per la costruzione del lessico dei diritti, è un problema per la costruzione, io credo, di volta in volta modulare d'antagonista dialettico, diciamo così, di qualsiasi questione si ponga sul terreno del lavoro migrante, sul terreno del lavoro tout court, compreso quello della logistica. Non so se sono riuscito a dirlo chiaramente. Il problema è appunto, io credo, che c'è una con la trasformazione, diciamo così, di dispositivi di potere in dispositivi di governance, la possibilità di agire quelli che una volta si chiamavano i nessi amministrativi, non lo so, di rimodulare altrimenti l'interfaccia alla quale di volta in volta le lotte si possono vincolare, collegare e costruire, diciamo così, politicamente, no? E ultima questione, tutto questo secondo me, no? Se prendiamo insieme il Job Act, se prendiamo insieme la logistica delle immigrazioni, se prendiamo insieme queste cose qui, fondamentalmente come dire, ci dà delle indicazioni, non dico sul terreno sul quale si possono ricostruire o si possono dare quelle convergenze occasionali del lavoro vivo del quale parlavi tu prima, perché anch'io ritengo che probabilmente la frammentazione che è stata realizzata con la decostruzione del diritto del lavoro, con l'ingresso dei migranti sul terreno del lavoro, delle donne, insomma, un processo di lunga durata, è una frammentazione in qualche modo che obbliga a denaturalizzare qualsiasi riferimento alla classe. Il problema è che le convergenze occasionali non si danno da sé. Voglio dire, basta aver letto un pochino di Machiavelli per sapere che c'è sempre un gioco, no, tra le occasioni per come si determinano e la capacità di poterle spingere oltre il punto nel quale in qualche modo si determinano. E allora come si fa a provare a pensare in senso produttivo, no? O tenere insieme alcune delle cose che sono state dette fino a qua? Io credo quantomeno che queste le cose che ci siamo detti ci obbligano a disabilitare definitivamente, no, il ricorso all'idea di popolo che sta tornando clamorosamente sulla scena, perché come dire, ciò di cui si è parlato sino ad ora ci parla di una classe, di un lavoro che è migrante, precario e donna, ciò che implica, come dire, fuoriuscire definitivamente dalla rappresentazione tradizionale del soggetto politico come il maschio lavoratore bianco a tempo indeterminato, no? Quel saltare che tu prima richiamavi tra sfera della produzione e sfera della riproduzione, saltare della distinzione tra pubblico e privato dentro tutti i processi, diciamo così, del lavoro riproduttivo e di cura, lo smantellamento, diciamo così, evidente del diritto del lavoro ci obbliga appunto, io credo, a partire da qui, perché quelle convergenze occasionali del lavoro vivo si possono dare soltanto se si prende sul serio, no, la difficoltà di organizzare una prospettiva di classe, intersezionale, transnazionale, da dove si può, ma anche a praticare, della seconda cosa che mi interessava dire, tutte quelle forme particolari di ritaglio della spazialità produttiva e politica che sono il portato, diciamo così, di questa stessa frammentazione che ricade sulle figure del lavoro vivo. Spazi metropolitani, spazi comunali, spazi europei possono essere giocati con la stessa modularità con la quale il comando capitalistico gioca questa stessa opzione di modularità. E quindi, per chiudere, certo, io credo che c'è di nuovo bisogno di politica, che questa politica probabilmente deve definitivamente confrontarsi con un problema che è stato rimosso negli ultimi anni del dibattito politico, con un problema che ci viene riproposto appunto, no, dalla soggettivazione potente, in qualche modo, che marca una soglia irriducibile della mobilità del lavoro, della mobilità del lavoro delle donne,
degli uomini, della mobilità del lavoro migrante precario, e si obbliga appunto a riporre all'ordine del giorno, forse sul terreno della logistica, la questione della classe.